Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Oggi l'udienza di convalida del fermo di Dell'Utri a Beirut. Ucraina, migliaia di militari russi al confine. Kansas City, 3 morti in una sparatoria nei centri ebraici. Si terrà a Beirut l'udienza di convalida del fermo dell'ex senatore Marcello Dell'Utri. Condannato in appello a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, l'ex senatore del PDL è stato arrestato sabato mattina nella capitale libanese. Intanto rischia di essere rinviata ad altra data l'udienza della Corte di Cassazione prevista per martedì. Uno dei suoi legali è ricoverato in una clinica e l'altro legale non può muoversi da Palermo. La Russia ha ammassato decine di migliaia di unità di militari vicino al confine con l'Ucraina. Le truppe vanno a sommarsi ai 25.000 uomini stanziati in Crimea. Lo ha reso noto l'ambasciatore britannico alle Nazioni Unite, che ha parlato di circa 40.000 militari muniti di carri armati, artiglieria e unità di supporto logistico. Vigilia della Pasqua ebraica nel sangue a Kansas City. Un 70enne neonazista ha aperto il fuoco uccidendo 3 persone e ferendone un'altra in 2 centri ebraici di Overland Park. L'uomo, che inneggiava Hitler e che è stato arrestato poco dopo, ha prima ucciso un uomo e un giovane in un parcheggio, poi ha ucciso una donna in una casa di riposo. Il presidente Obama ha parlato di una sparatoria terrificante. È salito a 16 il numero delle vittime del gigantesco incendio che ha colpito la città portuale cilena di Valparaíso. Il bilancio aggiornato è stato diffuso dal sottosegretario alla Salute, che ha parlato di 500 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Una ragazza di 14 anni è stata trovata morta nel cortile di casa a Venaria, nel Torinese. A dare l'allarme è stato un condomino. L'uomo, uscendo di casa, ha visto il corpo senza vita e ha chiamato i carabinieri. Al momento l'ipotesi più accreditata è che la ragazza si sia suicidata lanciandosi dal balcone. Clonavano i bancomat e le carte di credito dei turisti nel centro di Roma, arrivando a incassare anche 100.000 euro al giorno. 7 persone sono state arrestate dai carabinieri in Italia e in Bulgaria. Altre 15 persone sono state denunciate in stato di libertà e altre 21 erano state arrestate in flagranza di reato durante le indagini iniziate alla fine del 2012. Il Milan incassa la 4ª vittoria consecutiva battendo il Catania 1-0 con un gol di Montolivo nel posticipo serale della domenica. Con la vittoria i rossoneri salgono a 48 punti assieme alla Lazio e al Torino e avvicinandosi alla zona Europa.